secondo te rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Ci hanno urlato per strada l'altro giorno, dopo domenica live. Prima di questa storia io stavo bene, Barbara. Non so cosa mi prende. Tutti che mi guardano. Ciao G-Chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video dedicato ancora una volta alla lite madre e figlia più discussa della TV. Stiamo parlando infatti di Eva e Mercedes Enger. In queste ultime settimane le due non se le sono mandate a dire e infatti per voi ho, credo, 3 video qui sopra nella ID informazioni, quindi se vi siete persi qualche passaggio iniziale trovate tutto qui sopra, insomma ragazzi, una vera e propria lite televisiva social senza fine. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina, cliccate anche quella per attivare le notifiche relative ai video così da non perdere nessuna notizia shock di gossip, tradimenti, insomma, qualsiasi cosa. E ricordate, se non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone. Ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Oggi siamo qui perché ci sono delle news scottanti, fresche di giornata, o meglio fresche di ieri, mettiamola così, perché sono successe alcune cose. Dopo le dichiarazioni shock di Eva Enger contro Luca Speracchi, Mercedes ha deciso qualche giorno dopo di rompere il suo silenzio e di parlare per la prima volta tramite le sue Instagram Stories, dove ha voluto fare chiarezza sulla sua relazione con Luca Speracchi. Ragazzi, preparatevi perché questo lungo, anzi lunghissimo sfogo dura un pochino, quindi prendete tipo patatine, qualcosa da bere e vediamo insieme che cosa è successo. E infatti fino adesso non ho replicato come avete potuto vedere, non ho risposto a dispetto di quanto pesante e seria si fosse fatta la situazione. Ho scelto di non rispondere perché nel rispondere a mia madre comunque avrei dovuto darle contro, avrei dovuto sbugiardarla e magari presa dalla rabbia e dalla foga del momento avrei dovuto anche, avrei potuto insultarla, cosa che io non voglio assolutamente fare. Come avete potuto vedere nella mia breve carriera televisiva, io a mia madre l'ho sempre elogiata e difesa in ogni maniera possibile e immaginabile. Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile, però sono costretta a farlo perché la situazione si è fatta molto seria, nel senso che l'altro giorno addirittura ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non starò qui a ripetere, ci scrivono tutti i giorni, io sembra che sto a casa con la bava alla bocca, incapace di intendere e di volere, mentre Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera. Lucas non ha mai alzato un dito, che poi tra l'altro ragazzi, quel poco che avete conosciuto di me in televisione o non, ma secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso, magari senza reagire, magari senza far qualcosa, senza... cioè, se questa situazione fosse vera, io anche nei panni di mia madre avrei, come dire, sto tremando perché fa freddo, sono fuori, come potete vedere, fa freddissimo. Dicevo, avrei denunciato la situazione, oppure lei sa dove abito, sarei venuta qui a prendermi, a tirarmi per un braccio e dire oh che stai a fa, oppure comunque avrei cercato di contattarmi. Lei dice e si giustifica dicendo che ha cercato di contattarmi in tutti i modi, cosa assolutamente non vera, non posso darvi in mano il mio telefono ma ve lo darei perché se c'è una sola chiamata alla quale non ho risposto di mia madre o un solo messaggio, allora mani in alto, mea culpa. E le do tutte le ragioni del mondo, ma non è così, non è così. Io avevo cancellato WhatsApp, come chi mi segue ben sa, perché l'ho detto anche sui social, ma c'erano altri mille modi di contattarmi. Comunque, poteva provare a chiamarmi, ha pubblicato i video su Instagram. Da quando ha chiamato i giornali, perché mi è stato detto che è stata lei stessa a chiamare i giornali e a insistere che queste robe fossero pubblicate, e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime? Perché? Perché? Cioè io sapevo dell'antipatia che lei aveva nei confronti di Luca.
Ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata, perché questa è una cosa serissima. A parte per le scuse che io personalmente farò in questo momento a tutte le persone che magari hanno veramente subito violenze, oppure che le stanno subendo tuttora, o a tutte le persone che si sono preoccupate per me e mi hanno scritto sui social dicendomi che mi sono vicine, che si sono veramente preoccupate. Io vi chiedo scusa perché in 28 anni comunque non ho mai sentito mia madre ammettere una colpa o chiedere scusa, quindi ve le do io le mie scuse. Io, queste cose non sono assolutamente vere, non ho intenzione di far parte di questo teatrino e di prolungarlo, perché non so qual è il fine ultimo e non lo voglio sapere. Mia madre è riuscita a contattarmi solo dopo aver registrato Domenica Live per minacciarmi. E io gli ho risposto soltanto: ah, adesso ci riesci a contattarmi? E da lì l'ho bloccata veramente. Non perché me l'ha ordinato qualcuno, queste sono cose ridicole, perché nessuno mi dice quello che devo o non devo fare, farmi stare meglio, incluso che mi ha portato a cena stasera. Quindi adesso rientro dentro, mi godo la cena con il mio fidanzato, con il quale sto benissimo, benissimo. Ed è questo che dovrebbe interessare a una mamma, che sua figlia stia bene. E niente, ho sperato che questa cosa, cioè, che magari ricevessi delle, de, non delle scuse, perché come vi ho detto prima non me l'aspettavo, però delle spiegazioni. Non è successo e quindi ho dovuto fare questo video. Ovviamente per dare delle spiegazioni soprattutto a tutte le persone che si stanno preoccupando inutilmente, perché l'unica cosa di cui vi potreste preoccupare è quanto mi sta facendo male questa situazione, che non capisco, per la quale io mi domando continuamente perché. Ho anche pianto, anche troppo, domandandomi perché. Le spiegazioni che io mi posso dare, che posso presupporre, che posso trarre, non sono belle comunque. Nessuna delle spiegazioni alle quali arrivo è stata fatta per il mio bene. Decisioni, cioè quella di rimettermi con Lucas, anche se quest'estate avevamo scazzato, anche se lei non approvava, diceva di rispettare le mie decisioni, eccetera, eccetera. Questa cosa è stata pensata da mesi, lo posso supporre da determinate cose del tipo la notaro, che mi dispiace dirlo pubblicamente perché mostro molta ignoranza, ma non sapevo neanche chi fosse quando è stata menzionata l'altro giorno a Domenica Live. Ho dovuto cercare su Instagram, poi l'ho riconosciuta subito perché so chi è, so la sua storia, però non la conosco personalmente. Invece è stato dichiarato che è una mia amica stretta. Vabbè. Ed è stata tirata in ballo per un motivo specifico, perché lei veramente ha sofferto di queste cose e io sinceramente mi vergogno di questa cosa, perché lei è una persona che rispetto assolutamente e mi dispiace per quello che le è successo, ma non è la stessa cosa che sta succedendo a me assolutamente. Ma veramente, ragazzi, non sono allibita. Mi dispiace tanto e non preoccupatevi per me. Io sto male solo per questa situazione adesso. E basta. Ma non è finita qui perché, oltre a questo sfogo lunghissimo pubblicato su Instagram, Mercedes ha poi deciso, o meglio, è stata invitata nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live e nella giornata di ieri si è lasciata non solo andare a delle dichiarazioni shock, ma mentre stava per iniziare la sua intervista succede qualcosa di inaspettato. Stavo giusto avendo un attacco di panico. Scusa, non so cosa mi prende. Tutti che mi guardano. Un momento molto difficile che sinceramente mi ha fatto riflettere un po', perché da una parte mi è dispiaciuto sicuramente vedere comunque che il rapporto madre-figlia vada in pezzi per, insomma, delle cose che forse, ma questo è il mio punto di vista ovviamente,
si potrebbero anche risolvere senza andare per forza o sui social o in TV. Dall'altra parte invece Mercedes sinceramente mi ha fatto un po' di tenerezza, nel senso che spero vivamente per lei che non sia in alcun modo vittima di violenza da parte del suo fidanzato, e spero veramente tanto che non sia così, perché se questo attacco di panico è dovuto al fatto che lei sia plagiata, sinceramente non lo so ragazzi, sarebbe una cosa non shock come diciamo sempre, ma veramente destabilizzante. Attorno a questa vicenda molto discussa, tutto sembra tacere sui social di Eva Enger. Staremo a vedere quindi se ci saranno ulteriori rivelazioni shock in TV o sui social, ma come sempre nell'attesa chiedo a voi invece di dirmi che cosa ne pensate di tutta questa situazione, madre e figlia che litigano, le accuse shock a Luca Speracchi. Fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate, giusto per capirne qualcosa in più insieme. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io come sempre vi ricordo di seguirmi anche su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box, ma soprattutto su Instagram dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale e Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme. Io e Mark come sempre vi salutiamo, noi ci vediamo nel prossimo video, vero Mark? Vai, saluta Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.